Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e oggi vi parlerò di protezioni per le gambe per la scherma storica. Le protezioni per le gambe, soprattutto per le cosce e per il bacino, sono la nota dolente delle protezioni prodotte negli ultimi anni dalle diverse case produttrici. Un esempio che mi è stato mostrato di recente è questo. Comprato sempre su questo sito che si chiama Fake Darms e che penso possa essere inquadrabile come una protezione per diciamo antisommossa. La cosa interessante di questa protezione è che i diversi componenti si possono modificare a piacimento con velcro, cinghie, lacci e via dicendo. L'altra cosa molto buona è che, come potete vedere, le protezioni sui fianchi sono molto rigide, anche le protezioni per le cosce non sono male, sicuramente queste plastiche abbastanza rigide e con una copertura in velcro per più o meno regolarle. La protezione poi dispone di un sistema di aggancio per la conchiglia rimovibile, quindi si può rimuovere a piacere. Come potete immaginare, diciamo che il livello di mobilità non è eccelso, però devo dire che è molto superiore rispetto ad altri modelli provati. Questo modello chiaramente non protegge la parte interna delle cosce, come potete vedere è solo una metà, e soprattutto non dispone di altre parti che magari potevano essere anche interessanti da avere. Una protezione per il coccige o, come ho già detto, per la parte interna delle cosce. Personalmente da diversi anni io utilizzo invece una protezione da motocross molto semplice, che è questa, che dispone di una protezione per il coccige che è molto utile nel caso in cui si finisca col sedere in terra, e oltretutto ha la protezione per le cosce, come potete vedere, molto più lunga e coprente rispetto a questo modello che presenta diversi varchi. Ovviamente questo modello che vi ho presentato prima, avendo delle placche rigide, necessita per forza delle zone aperte per potersi articolare. Questo modello invece è morbido, quindi non ne ha bisogno, è anche vero che subisce di più i colpi avversari. L'altra cosa interessante del modello proposto prima è che, a differenza di questo della KTM, si può sganciare liberamente, e quindi nel caso in cui si avesse appena finito di fare l'allenamento è molto più semplice e agevole liberarsi di tutto l'equipaggiamento. Con questo modello invece praticamente bisogna togliersi un pantaloncino. Al solito, le protezioni che abbiamo hanno dei pro e dei con. Mi sento di consigliare quest'ultimo modello acquistato su Fake Darms perché risulta facile da vestire, abbastanza protettivo, comunque non eccessivamente costoso, e quindi personalmente lo consiglio. E questo è tutto da Alessandro Azzini. Se volete condividere il video, mettere mi piace e lasciare qualche commento, siete più che ben accetti. Ciao ciao!